Terza volta che viene confermata questa certificazione. Sì, la cosa che ci riempie ovviamente di orgoglio, di soddisfazione per noi Centro Chirurgico Toscano e per la nostra città di Arezzo. Sostanzialmente una equip americana, quella che certifica gli ospedali degli Stati Uniti d'America, ha certificato che Centro Chirurgico Toscano, se fosse in America, sarebbe ugualmente ospedale, cioè ha le stesse identiche caratteristiche degli ospedali che si sentono dire famosi alla televisione, Massachusetts General, non ci vogliamo fare troppo grossi, però questa è la sostanza. Ecco, per voi che cosa significa, cioè a livello proprio anche di presenza su questo territorio? Significa che è la miglior che siamo in grado di offrire a chi bontà sua volesse venire da noi, e purtroppo per lui per operarsi, che noi possiamo offrire le migliori garanzie di sicurezza oggi esistenti al mondo. Perdonerete questa presunzione, ma in realtà è la certificazione Joint Commission, non è presunzione. Ecco, quali sono i parametri che sono stati valutati? E questa, abbiamo detto, è la terza volta che ricevete questa certificazione, perché ovviamente viene rinnovata dopo alcuni anni. Certamente, viene rinnovato ogni 3 anni, noi siamo accreditati dal 2016, abbiamo avuto il primo rinnovo nel 2019, adesso nel 2022. I parametri sono 5.000 elementi misurabili che vengono misurati e che vanno a popolare un indicatore che è composto dal numero degli elementi ottenuti, gli elementi raggiunti, diviso il totale. Sopra una certa soglia veniamo riaccreditati, quindi è una modalità matematica, ecco, di calcolo. Tradotto per i comuni mortali, che cosa significa? Il dottor Tenti parlava di sicurezza. Assolutamente, è tutta la sicurezza che ruota intorno a un ospedale, quindi si va dalla sicurezza del paziente, quindi alle cure, alle modalità con cui vengono eseguiti gli interventi, a come viene riconosciuto il paziente, a come si prevengono le infezioni, ma anche la sicurezza di tutto lo stabile, quindi l'antincendio, come si gestiscono le maxi emergenze, i materiali pericolosi, eccetera. Quindi è un aggiornamento per voi sempre continuo? Assolutamente, è un momento di crescita che ci permette anche di rimanere al passo con quelle che sono le novità mondiali in termini di sicurezza negli ospedali. Quindi come un ospedale americano, ma che rimane in terra retina. E ci mancherebbe altro, rimane in terra retina questo ospedale, anche perché sbarbarlo sarebbe un pochino complicato, ma soprattutto rimane in terra retina la gestione. È opportuno che si sappia che la maggior parte delle strutture delle case di cura private accreditate come noi della Toscana non sono più di proprietà nemmeno italiana, non solo non toscana, ma nemmeno italiana. Per ora, speriamo anche per dopo, noi rimaniamo saldamente in terra retina.